Amici del canale YouTube, oggi vediamo Nokia Lumia 630, un ottimo smartphone per messaggiare e navigare sul web, vediamo anche i suoi punti deboli, direi l'essenziale. Lumia 630 è un telefono estremamente semplice, fatto per chi utilizza lo smartphone per le cose essenziali, foto, messaggi, WhatsApp e poco altro. Un'ottima navigazione web e una fotocamera da 5 megapixel che fa foto buone ma non ottime. Prima cosa che vi voglio mostrare è appunto la fotocamera 5 megapixel con autofocus ma senza un flash. Premiamo e la foto viene fatta istantaneamente, se no tappiamo per la messa a fuoco e premiamo perché la foto venga fatta. Guardiamo qui, non si è venuta benissimo, ma non possiamo aspettarci di più da una 5 megapixel. Windows Phone 8.1 significa un'estrema fluidità, è stato aggiunto il control center nella parte superiore dove possiamo accendere o spegnere le funzioni dello smartphone come il wifi, l'aeroplano, ma è stata migliorata anche il reparto impostazioni, un'estrema velocità con cui possiamo modificare praticamente tutto il sistema con due tocchi, mettere lo sfondo nero e restare sul rosso in un millisecondo. È migliorato leggermente anche lo store, anche se mancano applicazioni ufficiali importantissime come quella di Dropbox e YouTube. Ma speriamo che vengano prima o poi aggiunte. Comunque non è fatto male, ancora distante anni luce dall'App Store e il Google Play appunto di Android. Windows Phone per quanto riguarda la sua semplicità batte sicuramente Android per quanto riguarda le mail, per quanto riguarda ogni tipo di messaggistica, e anche sulla velocità di apertura di alcune applicazioni. Qui stiamo aprendo Facebook, lo usiamo per farvi vedere la velocità comunque dei social network, perché generalmente tutti i Windows Phone vengono etichettati come telefoni social. Ecco, questa è la velocità che avete su Facebook con un telefono da circa 120-130 euro massimo. Anche questo Windows Phone si accoda ai tanti che funzionano benissimo con Internet Explorer durante la navigazione web. Internet Explorer che fortunatamente è molto diverso da quello in versione PC, lento e macchinoso. Qui è davvero il top assoluto per la fluidità, sicuramente migliore dei Google Chrome per i base di gamma, ad esempio per il Moto G eccetera eccetera. Qui lago un po' perché c'è questa maledetta pubblicità, ma vedete come la fluidità è abbastanza buona e la fruibilità dei contenuti è davvero al top. Peccato per il display che, essendo di una risoluzione di 854x480, quindi non in alta definizione, dobbiamo per forza zoomare leggermente per leggere il contenuto e attendere qualche secondo che la pagina venga rincolonnata esattamente. Qui fa un po' quello che vuole. Trovo veramente geniale il fatto che Microsoft abbia inserito vari programmi per far in modo che il vostro telefono sia la fonte principale di notizie, sia per le ultime, comunque abbastanza imparziali e da giornali nettamente diversi, e anche per quanto riguarda il mondo della finanza, il mondo dello sport e il meteo, applicazioni che dovrebbero essere fondamentali per ogni smartphone, visto che è praticamente ciò che utilizziamo di più al giorno, quello che guardiamo di più al giorno, anche di più rispetto all'orologio. Anche qui le applicazioni sono fatte bene, da siti diversi sono le informazioni, tutto abbastanza imparziale, e quindi promosso assolutamente questo fatto. Le altre categorie dovrebbero copiare questo sistema di Microsoft. Qui abbiamo qualche laghettino, vedete che ogni tanto fa fatica a ricaricare il sistema, colpa dei 512 MB di memoria RAM. Tutto forte del telefono, possiamo poterlo smontare istantaneamente, infatti ora lo stacchiamo, possiamo staccare la cover posteriore, quindi poterla rimuovere in qualsiasi momento per cambiarne con un'altra colorata, vedere la batteria da 1800 mAh, che non è nulla di particolare, ci permette tranquillamente di arrivare a sera. Il poter usare il telefono in queste condizioni, quindi praticamente nudo, è molto affascinante, perché poche volte siamo riusciti a smontare un telefono o comunque a farlo vedere un po' nudo e crudo com'è. La memoria interna è solo di 8 GB, quindi dovremo fare un piccolo lavoro di inserimento della micro SD per aumentare la memoria, per quindi scaricare giochi più pesanti. Anche l'assemblaggio è molto semplice, davvero un microsecondo per rimettere il telefono come nuovo, potendoci cambiare la cover in praticamente qualsiasi istante. La contattiera di Windows Phone è praticamente la migliore in circolazione, sia per quanto riguarda la velocità e per anche la fruibilità dei contenuti. Le dimensioni aiutano l'acquisto in un momento dove i telefoni sembrano più delle padelle, e questo è praticamente le stesse dimensioni di un iPhone 6, un po' più piccolo di un centimetro circa. 4,5 pollici di display è la dimensione giusta per un telefono che sul sito di Nokia dice a partire da 139 euro. In realtà su Amazon o su altri siti si trova a parecchi euro in meno. L'acquisto è consigliato a chi vuole un telefono pronto e veloce, ma ovviamente che non abbia funzioni da iPhone o da Nexus. Con Nokia Lumia 630
io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!